elevatore. Carrello elevatore? È laggiù, vicino al deposito bagagli. Te lo offre l'associazione Coscienziosi Religiosi. Tu ci puoi offrire un'offerta? No, grazie, siamo concorrenti. Ciao amico, questo fiore ti è gentilmente offerto dall'associazione Coscienziosi Religiosi. Tu che cosa offri? Mi scusi, questo fiore viene offerto dall'associazione. Mi perdoni signore, vorrebbe qualcosa per il reverendo Muni? Oh! Un'offerta per i bambini. Non dimenticate i testimoni di Geova! Che ne dice del buddismo? Aiutate i bambini! Miso! No alla droga! No all'energia nucleare! Quando tornerò da Chicago, ho intenzione di incominciare una nuova vita da sola. Mi dispiace, addio. Scusa, amico, questo fiore ti ho offerto dall'associazione Coscienziosi e Religiosi. Tu... Hélène! Ted! Sono tornato prima e ho letto il tuo biglietto. Speravi che non riuscissi a raggiungerti, vero? Hélène, io devo parlarti. Io non voglio più tornare su questo argomento. Lo so che le cose ormai fra noi non vanno bene, ma cambierò, vedrai. Sarà come prima. Ci vuole un po' di pazienza per risolvere un amore. Ne ho avuta anche troppa di pazienza. Tutte le volte che ho cercato di darti una mano, tu mi hai impedito di aiutarti. Non hai più nessun tipo di sentimento per me? Ted, i sentimenti che tengono viva un'unione sono molti e fra questi il più importante è senz'altro il rispetto. E io non riesco a vivere con un uomo di cui non ho rispetto. Che rompipalle. D'accordo, Steve, ora guardiamoci negli occhi. Ecco a lei. Grazie. Questa è subacquea. Porca miseria! Ha scelto, signore? Sì, vorrei questi. Il Time, il Newsweek, delle caramelle alla menta. La seconda bomba a destra, per favore. Certamente. Quella col timer. Ecco a lei. Grazie. Desidera altro, signore? No. Depositare tutti i suoi oggetti di metallo, per favore. Blocca la vecchia! Perquisiamola! Bene, il piano di volo mi sembra ok. Non dovremmo avere... Comandante Murdoch. Cosa c'è, tenente?
La Mayflower è in un casino pazzesco, viene giù come una scheggia, potrebbe succedere un disastro. Il computer è fuori uso, l'equipaggio è fuori, la navigazione è controllata manualmente. Dobbiamo andare alla torre di controllo. E non abbiamo la torre, signore. Niente torre. Solo un ponte, signore. E come posso controllare senza la torre di controllo? Tenente, lei cosa farebbe? Io farei finta di niente, signore. Ah, sì? Ma se noi facciamo finta di niente, loro faranno finta di non accorgersene. Facciamo finta di sì. E se non fanno finta? Eppure ci deve essere un modo. Cristo. Prima ha detto che sono in navigazione manuale. Sa anche dirmi chi c'ha i comandi? Un tizio. Vorrei un biglietto per Chicago. Non ho bagaglio. Fumatori o no? Fumatori, prego. Tenga, faccia buon viaggio. Rispondete 209, qui Chicago. Volo 209, rispondete. È Ellen Dickinson che parla, sono la hostess. Il capitano Over ha perso i sensi e noi abbiamo perso il secondo pilota e l'ufficiale di rotta. Siamo in un terribile casino, aiuto! Ti ascolto, Ellen. Parla Steve McCroskey dalla torre di controllo di Chicago. Ti richiamo fra un minuto. Rinvia tutti i decolli, non voglio un aereo nel raggio di 8 miglia. Quando il 508 chiama, disponete per l'atterraggio. Sì, signore. Sospendete il servizio di ristoro su tutti i voli in partenza da Los Angeles. Mi raccomando, Dan, che nessuno lasci il proprio posto. Ci aspetta una lunga notte. Che ne dici di un caffè, Johnny? No, grazie. Voglio la situazione meteorologica ad est delle montagne rocciose. Fai modo di averla. Tutto chiaro, no? Qualsiasi posto dove quell'aereo possa atterrare, capito? Ben, tu vai sulla torre di controllo e portami un diagramma delle piste. Mal, controlla che siano in ordine le misure d'emergenza. Capo, una densa nebbia si addensa nebbiando la zona est delle montagne rocciose. Non c'è possibilità di atterraggio, devono arrivare a Chicago. Ho scelto il giorno sbagliato per smettere di fumare. Ma che succede? Abbiamo il diritto di sapere la verità. D'accordo, vi racconterò tutto io. La cosa più importante è che restiate calmi. Non c'è alcuna ragione di allarmarsi. Il nostro capitano ha avuto un malessere. Niente di grave, comunque. Gli altri due piloti, il gatto e la volpe, controllano perfettamente l'aereo. E la fata turchina parla alla radio. La radio è tutta tua, fata turchina. Signore e signori, non facciamoci prendere dal panico. Vi chiedo cortesemente di ascoltarmi. Vorrei darvi le ultime notizie sulla navicella. Grazie. Siamo un po' fuori rotta, ma soltanto di un Ted. Signorina? Mi scusi, cosa significa Ted? Beh, in termini spaziali significa mezzo milione di miglia. I sobbalzi che sentite sono dovuti a degli asteroidi che colpiscono violentemente lo scafo della navicella. In questo momento, inoltre, siamo privi del sistema di navigazione, per cui non c'è possibile ritrovare la rotta. Mi scusi! Oh, è sicura di averci detto tutto, signorina? Oh, ecco, vorrei aggiungere che abbiamo finito il caffè. Niente panico, niente panico. Ok, panico. Signori, ascoltatemi. L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo. State tranquilli. Stronzate, stronzate. Vi ho detto che l'equipaggio tiene la situazione sotto controllo. State calmi. Incredibili stronzate. Incredibili stronzate. I suoi uomini cosa pensano di questa situazione? Sono fregati. Sono fottuti. Devo aver lasciato la lavatrice in funzione. Sono padre O'Flanagan, sono un ministro di Dio. E dovete fidarvi della mia parola se vi dico che probabilmente diventeremo tutti angioletti. Ma che ho detto? Signore e signori, buonasera, è la hostess che vi parla. Ci scusiamo tanto per gli inconvenienti causati dai continui sbalzi durante il volo. Sono dovuti a qualche breve vuoto d'aria. Niente di grave comunque, non allarmatevi e mantenete la calma. Il viaggio continuerà normalmente.
A proposito, sapete se a bordo c'è qualcuno capace di pilotare un aeroplano? Poi non guido un aereo da almeno 6 anni e 7 giorni. Signor Stryker, io non mi intendo di aerei, ma come medico posso assicurarle che lei ci porterà tutti sani e salvi a Chicago. Le leggo le ali negli occhi, signor Stryker. Signorina, lasci stare. Si calmi lei e torni a sedere al suo posto. Ci penso io, la signora. Si calmi, signora. Su, si calmi. Si controlli. Dottor Uma, che ha desiderato il telefono. Grazie. Andrà tutto bene, vedrà. Cerchi di riprendersi. Torni in sé. Si calmi. Ci penso io. Voglio scendere da qui. So che devo la mia vita soltanto al valore del signor Stryker. Ho molte difficoltà a ricordare quella orribile notte, quel volo verso Chicago. La prego ancora, cerchi di ricordare, è molto importante. Abbiamo perso l'equipaggio. E un'intossicazione alimentare ci ha fatto perdere il controllo. Anch'io ho perso il controllo. E poi la tempesta. I tuoni. Io devo andarmene di qui! Si calmi, signora, si calmi! Signora, lasci fare, mi dispiace, grazie. Stia calma! Si levi avanti, adesso tocca a me. Allora, vuole calmarsi o no? Vuole calmarsi, le dico! Dottore, la vogliono al telefono. Basta, si calmi, in nome del Signore! Ma basta, Cristo! Basta! Ritolga! Sono io la legge! Ehi! Lei è nervosa! Lei è troppo nervosa! Presto, un Valium! In fondo, avevano comprato il biglietto. Sapevano benissimo a cosa andavano incontro, no? Io dico, viaggiate in bicicletta, signori! Vuole un po' di whisky, signora? Ci tengo alla salute. Forse è la notizia che aspettiamo. Qui Mayflower One, passo. Stryker, ho delle notizie per lei. Ascolto. C'è un passeggero a bordo che si chiama Joe Salucci. Ha una bomba. Una tomba? Non una tomba, una bomba! Mi ha sentito, Stryker? Sì, ho sentito, McCroskey. Che cavolo pensa che debba fare io? La deve prendere quella bomba, non mi importa come, ma la prenda. Le dia la precedenza assoluta. Tutti gli altri problemi vadano a farsi fottere. Mary? Sì? Dove è seduto il passeggero Joe Salucci? 16C, perché? Ha una bomba con sé. Una tomba? Non una tomba, una bomba. Ora, nel modo più discreto possibile, voglio che porti tutti i passeggeri nella sala convegno. Ma non abbiamo una sala convegno. Beh, non è questo il problema adesso. Ciò che devi fare è portare i passeggeri più lontano possibile da quella bomba. E cosa devo dirgli? Quello che vuoi. Basta che non fai capire a Joe Salucci che sappiamo. Farò del mio meglio. Attenzione, signori e signori, per favore. Tutti i passeggeri che non hanno una bomba sono pregati di recarsi nella sala convegno. Fermi tutti! Fermi! Non muovetevi! Signor Salucci, sappiamo tutto di lei. Mantenga la calma. Lei resti da me! Joe,
Non vorrà far scoppiare la bomba e uccidere dei poveri innocenti. Non me ne frega niente dei poveri innocenti. Joe, mi ascolti. È una partita persa. Nessuno è mai riuscito in un'impresa simile prima d'ora. Joe, l'assicurazione non pagherà mai. No, lei sta mentendo. Joe, deve fidarsi di me. Joe, non voglio farle del male. Nessuno deve sapere il suo problema. Nessuno deve sapere che lei è impotente. Lei non deve dire mai questa parola! Capisco, avremmo dovuto averlo già da 10 minuti. Anderson, controlla il radar, ancora niente? Ci vorranno 2 minuti e mezzo, capo. 2 minuti e mezzo? Saranno fuori rotta, forse. È impossibile, volano con gli strumenti. Signorina? Mm? Fra quanto atterriamo? Oh, non ci vorrà molto, signora, stia tranquilla. Sta tranquilla, tuo marito e gli altri sono vivi. Non c'è da preoccuparsi. Sono solo in coma, signore. Abbiamo buone probabilità di salvarli, se Stryker riesce a portarli a terra in tempo. Allora non è poi tanto sicuro, vero? Non lo so, Linda, non lo so, ma noi faremo tutto il possibile. Scusa un momento. Ma dove diavolo ha comprato questo vestito orribile? Guarda che scarpe, è il cappotto, così fuori moda! Aziona la sirena d'emergenza, forza! Attenzione adesso, per favore, assumere posizione d'urto! Aiuto, siamo fritti! Siamo 2 uova al segamino! Ci siamo, Stryker! Alettoni in posizione di atterraggio! Scherzetto! Vai dritto, non vedi, ce l'hai davanti al naso. Non sei in Formula 1, modera la velocità. Ci viene addosso. Preda. 1209 in arrivo all'uscita 8. Uscita 9. Uscita 10. Frena adesso, frena. Uscita 13. Uscita 14, uscita 15, uscita 23, 24, 25. Grazie del video, Capitan Tedio. Lasciate un like e iscrivetevi al canale. Oppure andate in bicicletta. Mayflower 1, vi autorizziamo alla pista 29 per cominciare la corsa. Ricevuto, cominciamo la corsa. Tassametro. Siamo i primi a dirvi che mancano 30 secondi. Per secondi vi diciamo che mancano 20 secondi. Contatto. Meno 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Mayflower 1. Allora, siete pronti o no per la partenza? Beh, in realtà non eravamo proprio pronti, ma ormai è andata.